questo punto devo telefonare a una persona, scusate un attimo. Pronto? Qui è Gaber. Pronto, mi faccia capire, Gaber come? G come Garbagnate, A come Arcore, B come Brianza? Sì, io. Qui Carugatti, C come Chicago, A come Amsterdam, R come Rio de Janeiro, Carugatti o Milan? Senta, scusi signor Carugatti, io vorrei sapere se lei ha forse la possibilità, l'opportunità di rintracciare il signor Gino Bramieri. Alt! Carugatti non rintraccia, convoca! No, ma guardi, non sto scherzando, io parlo sul serio, eh? Gaber, forse lei non mi conosce, non ascolta la radio e non sa che Carugatti non è un uomo. Carugatti è una fantasia, è un'astrazione, è un miracolo della natura. Carugatti è un ritmo, è il valzer dell'universo, il tango del creato. E adesso che sa, mi dica cosa vuole anche con parole sue, che io le vengo incontro. Dica, giovane showman. Vorremmo avere qui ospite alla nostra trasmissione, sì? Gino Bramieri. Quanto offrite? Non so, direi anche 30 milioni. Cos'è? È una trasmissione di beneficenza? Ma guardi che 30 milioni sono una bella cifra, eh. No, per Carugatti 30 milioni sono una mancia per il barista, va bene? Comunque, Gaber Giorgio, conferma, sì, la cifra? Sì, sì, confermo. Allora resti d'ascolto. 1, 2, 3, prova microfono. 1, 2, 3, prova microfono. 1, 2, 3, prova microfono. Gaber, mi ascolta? Sì, sono qui. Ladro! Con te, Bramieri? Ma dai, ma dammi il micro, ma cosa? Ma guarda un po'. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Sono io, sono Giorgio. Ciao, Giorgio! Ehi! Non darete quell'impiccione di Carugatti, per carità, dimmi, cosa volevi? Volevo invitarti alla nostra trasmissione. Urca! So, se vuoi, se ti fa piacere. Con te, con l'ombretta colli, magari. Sì, con l'ombretta colli. C'è anche la fratello? C'è anche la fratello, sì. Quanto vi devo dare per venire? No, come? No, bisogna metterci d'accordo su quello che vuoi fare, per noi va bene tutto. Ah, per me, guarda, faccio quello che voglio, fai tu, ecco, so. Potrei anche fare degli sketch. Sì, degli sketch va benissimo. Ecco, per risparmiare tempo, siccome che ne ho pochissimo, sì, direi di fare degli sketch che ho già fatto in teatro. Ah, degli sketch che hanno un certo successo, cosa ne dici? Ma, sì, io ti dico sì, ma mi sento un po' male. Senti, ma prova a mettere la cornetta dall'altro orecchio. Sì, ecco, così. Senti meglio? Sì. Ecco, perfetto. Senti, tu come ti senti? Beh, io stasera mi sento in bandiera e voglio sventolare. Dunque